Iniziamo dalla politica, prima conferenza stampa da parlamentare per Giuseppina Occhionero, eletta alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale nella lista di Liberi e Uguali, un risultato lusinghiero per uno schieramento che si colloca nel centro-sinistra e che sarà impegnato a ricostruire il legame con un elettorato che ha dirottato altrove il suo interesse. Accompagnata dal rettore dell'Università del Molise, Gianmaria Palmieri, e da Oreste Campopiano, entrambi candidati alle elezioni politiche di qualche giorno fa, Giuseppina Occhionero tiene la sua prima conferenza stampa da neoparlamentare, essendo risultata eletta nel collegio proporzionale per la lista di Liberi e Uguali. Una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Siamo la casa del centrosinistra e quindi dobbiamo ripartire da qui per costruire un centrosinistra che sia caratterizzato da quelli che sono davvero i valori del centrosinistra. Partiamo da qui anche per le regionali. Chiaramente Liberi Uguali è attualmente la casa del centrosinistra. E noi abbiamo anche Molise 2.0 e partiamo da queste nostre forze per guardare a tutte le forze politiche che hanno i nostri stessi obiettivi e i nostri stessi principi di centrosinistra. Un primo approccio dopo i risultati elettorali con la lista di Speranza, Bersani, D'Alema e Leva che non ha ottenuto il riscontro sperato, anche se in Molise ha trovato in modo fortuito la sua rappresentanza al Parlamento. Intanto, in prospettiva delle regionali, questo risultato avrà una sua importanza per il mondo del centrosinistra. Dica la verità, si aspettava qualcosa in più nel Molise, ma anche e soprattutto sul piano nazionale? Certamente ci aspettavamo molto di più dal dato nazionale. Evidentemente sono stati commessi degli errori. LeU è un partito completamente destrutturato. In questo contesto, in questo vento dei 5 Stelle, LeU Molise è sopravvissuto e addirittura ha eletto un deputato, una deputata che è Giuseppina Occhionero. È un successo straordinario di un impegno, di un manipolo di candidati, di uno staff di volontari che hanno lavorato gratuitamente senza esibito inutile spreco di risorse. E la testimonianza che abbiamo dato in questa campagna elettorale è stata premiata da un risultato eccezionale, dal quale bisogna partire nella prospettiva della ricostruzione del centro-sinistra.